Ma è tanto che cerca quel risultato, quest'anno poi non gli entrava mai, adesso un buon corto dovrebbe metterlo tranquillo. È sul Adesso ghiaccio vediamo questo l'atleta della nuovo discordia, giovanissimo russo. Maxim Kovtun, l'atleta che è stato mandato, preferito a Menshov. Altissimo quadruplo toe loop, triplo toe loop, elevazione immensa. Doppio l'axel al posto del triplo, però comunque è ammesso dal regolamento, non è una penalità. Mano giù sul triplo Lutz. Lorenz d'Arabia per Maxim Kovtun, questo atleta di 17 anni che la Federazione Russa, o sul quale la Federazione Russa ha deciso di puntare. Maxim è qui al suo esordio assoluto in un campionato europeo, viene proprio come si dice, dal circuito junior dei Grand Prix, ha Sì, vinto la finale di Grand Prix a Sochi, e si vede si vede, tutto. no? Nel senso, si vede tanta potenzialità espressa soprattutto in quella prima combinazione quadruplo toe loop altissimo, gigantesco, seguito dal triplo toe loop, un elemento che vale 14,40 più 1,29 di Gioi, vale 15 punti e 69, quindi un altissimo valore per quell'elemento. Poi però da lì sono incominciati un po' i problemi, il doppio axel al posto del triplo axel, e quindi valore molto basso, 3 punti e 30. Poi il triplo Lutz ha messo giù la mano, quindi c'è comunque una penalità da 6 punti e 60 che valeva, è diventato 5,80. Le trottole non un granché, due di livello 3, una di livello 4, la qualità non eccellente, ma tutto giustificabile sicuramente dalla giovane età. Boh, forse Troppo presto per sì, un rischiarlo? pochino presto forse, ecco. Vedremo, perché ovviamente ha fatto discutere così tanto, cioè ha anche portato gli atleti a schierarsi dalla parte di Menshov, che è stato escluso. Molto acerbo dal punto di vista della, dell'arbitro,
della presentazione, della completezza del programma, del movimento, ancora da rifinire, ancora proprio da lavorare. Eccola qui, inquadrato, Tatiana Tarasova. Arriva Tatiana Tarasova. Questo è una consacrazione? Allora è proprio schierata nell'elenco dei coach. Sì, sì, nell'elenco dei coach, sì, sì. Lei fa parte del team di allenamento. 39,50 per il tecnico Elements, 34,96 con 74,46 si porta in quinta posizione. Per quanto riguarda il suo short program, stavo controllando, si mette proprio alle spalle di Pushchenko, ma guarda veramente di poco, ma con un tecnico di tanto però superiore, 39,50 contro 35,46 del tecnico di Pushchenko. Certamente Pushchenko oggi giornata. Sì, non era la sua giornata, non si può fare un paragone, no? Paragone, no?